Ok, ti parlo della mia startup, però firmami un NDA. Questa e tante altre stupide frasi ascolto, sento in tutti gli eventi startupari, mentor startup, Mario dammi una mano, senti questa startup che ti sconvolge l'anima. Insomma, tutti startupper, abbiamo parlato veramente a lungo con startup di merda, ma anche da un certo punto di vista stupidi nella divulgazione. Questo è un consiglio per i nuovi, futuri, eterni start-upper. L'NDA, il classico accordo di non divulgazione. Non so perché ci deve essere qualche mentor in giro, qualche corso di qualche università, qualche super esperto di start-up che lancia le start-up per questo messaggio. Per cortesia, assolutamente, prima di parlare con chiunque, firmate questo patto, fate firmare questo patto. Allora, un paio di considerazioni, perché ne vedo veramente a decine ogni settimana di start-up e questa cosa comincia ad essere frequente. Pensavo che fosse passato di moda, invece c'è ancora. Piccola premessa, se siete chiaramente una start-up super tecnica, super con un algoritmo particolare, è giusto anche che non ne parliate in giro, che non divulghiate il contenuto della vostra startup. Però, al di là di quelli che producono il teletrasporto o la rivoluzione per tutte le malattie rare, tutti gli altri, diciamo che il patto, l'accordo di non divulgazione mi sembra un po' eccessivo. Perché? Perché chiaramente se tu fai startup, se tu stai realizzando su di creare una nuova azienda, una nuova idea, o soprattutto stai cercando aiuto tra mentor, finanziatori, stakeholder nel mondo digitale, più ne parli meglio è, più ne parli e più migliori la tua idea, più ne parli e più trovi occasioni. Per cui questa cosa molto antipatica di far firmare a qualcuno con cui stai parlando fondamentalmente un accordo sulla tua idea, che come abbiamo detto molte volte, l'idea vale il 5% della startup e il 95% della tua idea è chiaramente la realizzazione, la cosa più importante. Cosa me ne frega se mi dici che farai il nuovo social network dei gatti cinesi? Va benissimo, fantastico. E poi come cavolo realizzi che sono problemi tuoi? Non mi cambierà il mondo sapere che devo fare social network dei gatti cinesi, anche se lo volessi, anche se volessi rubarti idea, anche se avessi voglia di farlo. Ragazzi, per cortesia, non perdete l'occasione di poter parlare, andare negli eventi, fare speech, incontrare potenziali finanziatori, partner, fornitori, clienti dei vostri servizi. Non fatevi abbindolare da chi vi dà stupidi regolamenti, stupide burocrazie, e non pensate neanche che là fuori ci sia qualcuno pronto a rubarvi l'idea. Se poi quell'idea ve la rubano per davvero, beh, bravi loro a saperla trasformare, a saperla rendere nuova. Se ci pensate bene, non ci sono tante startup in giro che hanno creato progetti nuovi, situazioni nuove, porte nuove. Sono tutti riadattamenti di cose già viste, ma soprattutto meglio fatte. Na 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 na.